Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione di In Comune nata dalla sinergia di Valdarno Channel con l'amministrazione comunale di Montevarchi. Da qualche settimana abbiamo iniziato a prendere in esame un po' tutte le associazioni di eh, volontariato e non solo che operano nel territorio di Montevarchi ma anche del Valdarno. Abbiamo visto la scorsa puntata una serie di associazioni che operano anche nei paesi del Terzo Mondo e questa settimana torniamo ad occuparci di un'associazione che eh, parla soprattutto di Montevarchi Varchi di Valdarno si chiama Noi Naturalmente, sono tanti gli obiettivi di questa associazione e in questo nostro viaggio andiamo a scoprirli. Vediamo. Con l'obiettivo di combattere l'omofobia e di promuovere la parità dei diritti per le persone LGBT, ovvero per i cittadini lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e quindi per estensione intersessuali. L'associazione è nata ufficiosamente da un'idea di alcuni amici a luglio, si è ufficializzata il 28 di settembre ed è nata per affrontare questi, questi problemi. E purtroppo abbiamo avuto dei piccoli riscontri e quindi ci è sembrato importante e utile anche affrontarli. Sono problemi che comunque esistono a livello nazionale, che si manifestano. Eh, qualche volta in modo un pochino più grave, qualche volta un po' meno anche a livello locale, quindi ci è sembrato importante far nascere questa associazione, ma non solo per i cittadini LGBT, ma per tutti i cittadini, perché poi sono valori comuni, il valore della tolleranza, il valore della mancanza di discriminazione, che, che, che fanno bene a tutta la comunità. Ed è proprio per questo che noi nasciamo qui, perché pensiamo che questo sia un terreno fertile e che possa servire anche come esempio per, per il livello nazionale. Eh, lo di... siamo molto sui diritti eh, degli extracomunitari, lo siamo molto nella lotta al razzismo, nella lotta alla discriminazione per disabilità. Questo è un tema che è rimasto un po' più sullo sfondo, un pochino più nascosto, e ci è sembrato proprio perché il Valdarno è questa realtà civile avanzata, importante affrontarlo. Allora, intanto abbiamo, fatto, abbiamo cominciato con delle attività di sensibilizzazione, eh, di far capire che. che queste, questo tema esiste e quindi abbiamo fatto presentazioni di film, libri, eccetera. Eh, è molto, sarà molto importante un'attività nelle scuole, è molto importante il sostegno che abbiamo avuto da parte di alcune persone istituzionali, eh, assessori, consiglieri comunali, eccetera, che sono anche soci fondatori dell'associazione. Dell eh, è importante perché questo eh, in qualche modo contrasta un grosso problema che c'è sempre. In, in, quando si parla di queste tematiche, che è la paura da parte soprattutto dei giovani, ma anche dei meno giovani, di vivere tranquillamente, di testimoniare tranquillamente il loro modo di essere. Noi abbiamo un account Facebook eh, che si chiama noi naturalmente, eh, vi potete iscrivere, noi accettiamo tutte le amicizie, noi siamo aperti a tutti, di qualunque convinzione, religione, eh, in qualunque condizione personale e sociale, come dice la Costituzione. Quindi... Siamo apertissimi, accettiamo tutte le richieste di amicizia e anche di quelli che magari non sono tanto d'accordo con noi perché siamo convinti di poterlo convincere e portare sulla retta via. Diciamo. Il confronto è sempre importante. Il confronto è, è utile di per sé, certo. Ieri abbiamo eh, inaugurato la nostra sede che è in via Miraglio Bursaglio 54 presso il Circolo Arci Uh, I prossimi appuntamenti saranno mh, ovviamente per la festa delle donne perché comunque è un tema molto vicino al nostro e perché poi il nostro movimento anche a livello internazionale è nato come prosecuzione del movimento di liberazione delle donne e di, le, di liberazione razziale. E poi eh, continueremo ovviamente sempre con presentazione di film e libri, poi ovviamente richiederemo un, un impegno più importante delle amministrazioni locali sulla scuola e sulla lotta, ovvero sulla prevenzione dell'omofobia nella scuola. Ebbene, questo è tutto con l'associazione, noi naturalmente questi sono gli obiettivi, eh, noi abbiamo concluso però qui la nostra puntata di In Comune che torna come sempre ogni lunedì sera alle 21 con una nuova associazione. Buonasera.